Allora, in questo video vi faccio vedere i nuovi acquisti che ho fatto dalla Neve Makeup. Bene, beh, allora, partiamo dalla cosa principale che è la novità di questo video, cioè le matite a pastello. Ho fatto l'ordine soprattutto per questo, perché mi ispiravo, ho sentito che tutti ne parlavano bene e ho deciso appunto di provarle. Io ne ho prese tre, che sono la Nera, la Beige e la Teal, verde petrolio, ottanio, quel colore fa, che è questa. Partiamo subito da questa, intanto che ve lo sto parlando. Si chiama Bosco Teal M005. Il colore è questo. Sì. Sì. E lo swatch è questo. Sono molto scriventi, molto morbide. Durano abbastanza, soprattutto ha detto dell'Emma che l'ha già usata e le mette soprattutto un sacco di volte. Io l'ho provata forse una volta e non mi ricordo più. Poi ho preso la Vorio Beige M002, è questa, e questo è lo swatch. Questa non lo so, a me nella rima interna non scrive per niente. A Valentina scrive un sacco e gli dura anche tanto, alla Vale. E e quindi boh, cioè io devo provarla, l'ho messa sotto la casa sopraccigliera, mi scrive e mi piace, ma devo riprovarlo nella rima interna, che per il momento è un po' di. E poi questa qua è quella Liquirizia Black M007, è questa, e questa è molto scrivente, è carina anche per il fatto che sembra tipo, ha un effetto tipo glossy, non è opaca, ed è questa. Aiuto. Costano 4,90 euro, mi sembra 4,90 euro, poi vi metto il fumetto nei casi. Poi ho preso l'ombretto Dragon, che è quello duo cromo uscito nella Neve, che mi ispirava un sacco, che appunto è quello che dovrebbe essere nero, quindi riflesso sia viola che verde in base a come lo colpisce la luce del sole. E tutto, e ora so già che farò il danno. Questo è il colore, che colore appare nella fotocamera? Niente, vedi, si vede un bel nero e basta. Si vede un bel nero e basta. Sì, quasi pure. Il tappino si vede. Dalla regia mi dicono 4,80 nel pastello. 4,80 nel pastello. Ora proviamo a farvela vedere questo ombrettino. Facendo così. Qui? Sempre nero? Si vede niente. Qui? Nero. Nero? Nero spudoratamente nero? Sì. Dalla regia mi dicono che è nero spudoratamente nero. Ora prenderemo uno spruzzino con un po' d'acqua bagnato, vediamo un po'. Perché non viene fuori niente? L'allergia? Dai, dai. Nero, sembra quasi blu. Cioè, adesso forse si vede un po' di viola. Bisogna mandare una mela per vedere il piccano. Forse è un po' di viola, eccolo, eccolo, un po' di viola. Che naturalmente dalla fotocamera recupero. Ho preso la Lavender Fields, che era della collezione, forse quella di London. No, era quella dei fiori. Quella dei fiori flower. Abbiamo preso la Lavender Fields, che è un viola con i riflessi anche verdi. Verdino sembra. Verdino sembra. Oddio. Però così. Ragazze, sembra verdino azzurrino. Verdino azzurrino. Questo è lo swatch della Lavender Fields asciutto. Ecco. Mentre ora lo proveremo a bagnare. Ma quell'acqua qui mi sa che non va bene. Ma va? Sa che userò la saliva. No, non è poco professionale. Eccolo qua. Che colore è? Violettino sembra. Ok, ma c'è detto, sì, no. Più violetto. Sì, violetto celeste. Okay. Magari loro vedono un altri colori ancora. E se non l'avete capito, questo è un video un po' strano, con voci da fuori campo. Ma se tu soprattutto prendevi una sedia e mi stavi in ginocchio. No, sto sui ceci, non mi piace. Poi, allora,
il lavender filt e Audrey l'ho divisa a metà e quindi non ho preso tutto, perché abbiamo fatto un conto che se lo si prendeva la giara intera si spendeva più o meno come, cioè dividendo in due si spendeva più o meno come il sample e ce ne avevamo un po' di più, quindi questo è il color Audrey. Solo che il bello di questo colore è che in pratica ha anche dei riflessi tipo sul viola, sul rosa. Aspetta, guardalo, guardalo. Questo è bagnato. Sì, si vede. Questo è Audrey bagnato, questo è Audrey asciutto. Ok, poi andiamo avanti. Ma anche no, a fine video la mettiamo. Poi ho preso questo blush che si chiama Soho, perché mi ispirava tantissimo. È un colore che non vi potete immaginare, tu non l'hai neanche visto, quindi la regia mi guarda male, ma è un colore proprio, cioè non so se potete capire. Lasciamo perdere. Questo in pratica, questo sarebbe un blush, ma noi l'hanno denunciati. Questo è un blush. Che io ho comprato anche da mettere su, penso, come un ombretto. Questo Swatch. Questi non ve li faccio neanche vedere bagnati perché tanto il blush. Poi passiamo a Notting Hill, anche se diviso a metà, che è un albicocca. No, definisci il Notting Hill un rosino, un finto beigeolino, perché in realtà è un rosino. Poi bene, ma io dovevo parlare dentro qui. Molto bene. Bene, il Notting Hill è sempre un ombretto, sempre della collezione London. In London. Va bene. Va bene così. Se hai voglia. È qua. Sì. Perché è molto forza di immaginazione. È molto tenue. Questo che è stato romanzo si chiama Summer Time. Devo darne ancora, mi sono fatta la bella trovare. Pure. È sempre un blush. Il colore. Questo. Non so definire questo colore. Un rosa antico sembra quasi. Sì, un po' bronzato.
telefono, la Valle sta scappando. Bene. Per finire, quindi manca questo bellissimo cappello a cui io ho ceduto, che mi ispirava tantissimo, soprattutto mi ispira anche la signora in borsetta, perché è piccolino. Guarda che carino. E io ho preso quello con il... dubbio. Sì, però... Dir. Mi sembra che si chiamava Dir. Dir Buchi, una cosa del genere, che naturalmente non si vedrà. No, sì. C'è il cerbiattino, poi è veramente carino, è morbidissimo. E poi sono quelli... Che si chiamano quelli tagliati loro in piatti? Flat. Ah, flat brush. No, non mi piace. Vabbè, quello tagliato comunque è piatto ed è veramente morbidissimo. 13,90€ questo costava. Un po' tanto, però veramente carino. E per finire, che mi sono dimenticata di farla vedere prima, la Vale ha preso anche la matita pastello nel colore marrone, che si chiama Ebano Brown M003. Punta la metto vicino alle altre, è questa qua, molto simile alla mia, sono veramente molto scure tutte e due. Questa di qua è quella di marrone, ma si capisce che non è marrone, non è un pochino. E ok, questi sono tutti gli acquisti della Neve Makeup. Poi mi hanno mandato una bustina così. E poi ci sono tutte le cartoline varie delle, tipo in London, la spiegazione delle matite pastello con dietro le diverse utilizzi tipo Kajal, come base mettendolo su e sfumandolo, come eyeliner, come smokey eyes e come natural look prendendo un pochino di colore dalla punta applicandolo col pennello. Questa appunto è la scheda. E per finire c'è la loro pubblicità della appunto trucco minerale, così con dietro tutti i diversi prodotti che ci sono. Basta, questo era il mio video di questo. Ah no, comprendo 5, c'erano le mie due, comprendo 5 forse che erano, però non mi ricordo più, forse comprendo 5 matite pastello regalavano in omaggio il temperino con i due beccucci per fare la punta grande, la punta piccola, che naturalmente non riesco comunque ad aprire, fatto così. E quindi basta, questi erano i nostri acquisti, vi ho fatto vedere un po' tutte le cose, comprese anche i due pigmenti comprati dalla Vale, che noi non avevamo presi, io non avevo preso. E quindi spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao dalla regia. Come si sveglia? Piazza. E sfratto. Si vede la testa. Vabbè, questi saranno poi alla fine dei errori. Cioè, la Vale tre. Dai! Per favore! Non fare queste cose, ti prego! Subiglia! Su bene! Questi andranno in fondo negli errori. Come si chiamano? Bloopers. Ok, veniva a blog. Dobbiamo fare le foto del blog, tra l'altro. Sì, okay. Ok, sì. Andiamo per la... Va bene. Anche che cazzo ci faccio dare con vera giarra. Ho le mie assistenti ufficiali oggi durante questo video. E proviamo a farlo vedere bagnato. Mi ha fatto la mano. E ora la cazzata è che non l'ho. Quindi devo dire che l'ha provato. Sì, perché l'ho provato quando gliel'ho diviso lei e l'abbiamo alzato da sotto. Ah, ecco. Quindi mi sa che oltre a quello ce ne saranno molti altri. No, tecniche di apertura. Ma che smezzami dietro lì, certo. E smezzamento allora. Questi qua dovremmo poi vedere se sono asciutti perché il nostro spruzzino non funziona. Ma ce l'ho, adesso lo asciutto. Aspetta. Che mono, signore. Voi non potete neanche immaginare cosa stanno combinando.
acqua pura, guardate la goccia dell'acqua che scende. Guardavo